Ciao, benvenuto caro amico dell'Ariete. Andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di settembre 2020 per il tuo segno zodiacale. Lo faremo grazie ai miei tarocchi, ma anche grazie all'astrologia. Cosa dicono le stelle? Le stelle per l'Ariete dicono che almeno per quanto riguarda la prima settimana di settembre ci potrebbero essere qualche problemini di cuore. Qui Venere in dissonanza si dice, cioè quadrata al tuo sole. Venere in cancro, è una Venere un po' troppo smielata, troppo fantasiosa, troppo così. Ecco per l'Ariete. L'Ariete vuole più, stium, 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 più andiamo al sodo senza tante chiacchiere, senza tanti smielamenti. A maggior ragione, visto che Marte, che poi è anche il tuo pianeta reggente, no? È il signore del tuo segno zodiacale, sei governato, diciamo così, da Marte, è proprio in casa sua, è proprio in Ariete. Quindi ancora di più, sicuramente l'Ariete nel mese di settembre sentirà forte, diciamo così, questo desiderio di pigiare, diciamo, sull'acceleratore, senza star dietro troppo a chiacchiere, favole e tanti girigoggoli. Però, in settembre, dopo, insomma, dopo il 6, 7 di settembre, quindi dal 7 in avanti, attenzione, perché Mercurio si opporrà al tuo sole. Qui c'è Mercurio che entrerà nel segno della bilancia, che ti potrebbe portare non poco nervosismo, nervosismo, parole troppo brusche dette male, parole, conversazioni fatte, dette magari nel momento sbagliato alla persona sbagliata. Quindi attenzione ai nervi, ok? Attenzione ai nervi, anche perché questo Marte in Ariete ti invita proprio a correre in tutti i sensi. Quindi la parola troppo veloce, troppo forte con la macchina, troppo veloce, sbrigativa a fare delle cose. Quindi attenzione, va bene, Ariete? Ok, andiamo a vedere ora i tarocchi. Cosa ci dicono i tarocchi? Allora, cosa accadrà? Come trascorreranno il mese di settembre i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete? Vediamo un po', settembre 2020 per il segno zodiacale dell'Ariete. Eccolo là. Allora, la prima. Il mese di settembre 2020 per l'Ariete. Ma guarda, qui direi che l'Ariete durante questo mese di settembre, guardando naturalmente sempre con un occhio all'astrologia, guarda, qui in special modo se sei donna, oserei dire io, qui ti vedo un po' come una star della situazione. Quindi magari il tuo lavoro, vedete, il tuo lavoro ti sta andando bene, sei seguita, seguito da molte persone, sei ben voluta, ben voluto e bla 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 bla. Insomma, poi vedi te che cosa stai facendo, ma non solo nel lavoro, qui vedo anche sentimentalmente parlando, ok? Sentimentalmente parlando, qui sei molto richiesta o richiesto, lo dico sempre, uomo o donna, va bene? Qui c'è soltanto un nocciolo, c'è questo 8 di spade centrale. Ed in effetti, se lo metto insieme alla Venere in Cancro, quindi quadrata al tuo sole della prima settimana di settembre, e poi Mercurio opposto al tuo sole dal 7 di settembre in avanti, io qui ci posso vedere, vedete, la critica, la critica. Qui ci sono delle parole che tagliano. Ora io non lo so se sei tu che le dirai verso qualcuno o se sarà qualcun altro che ti attaccherà, ti criticherà per qualcosa. Ok? Occhio anche sul lavoro. Sul lavoro qui ci potrebbe essere un qualcosa durante il mese di settembre,
che ti potrebbe un pochino frenare, un po' rallentare, non molto e non per molto, perché poi insomma l'otto di bastoni rivelocizza, rismuove tutto, però vedrai che ci sarà un momento in cui o non potrai fare qualcosa che vorresti fare o non ne avrai voglia, non ne sarai in condizione. C'è un qualcosa che ti potrebbe disturbare, va bene? Disturbare. Oh, cos'altro? Ma qui vedo, potrei vedere anche una persona che tenterà, diciamo così, che tenta di riaffacciarsi nella sua vita dal passato, magari semplicemente in agosto ci hai litigato, non importa che sia un ex della sua infanzia, lo specifico ogni volta per essere sicura, va bene? Qui ci potrebbe essere una situazione che hai tagliato, che comunque è stata tagliata per un qualche motivo. Che però potrebbe quantomeno tentare la riconciliazione. La riconciliazione, quindi inizialmente ci si dice, ci si accusa, ci si attacca di qualcosa, però poi ci sarà questo riapprocciare, va bene? Questo tentativo. Devo dire la verità, te la devo di tutta. Sarà Mercurio in bilancia, quindi in questo segno doppio. Opposto al tuo, io non lo so, però io qui ti posso vedere anche alle prese fra due persone, una da cui ti sei allontanata, allontanato, e un'altra che fa un approccio, che si avvicina a te, che tenta l'approccio, diciamo, va bene? Andiamo a chiedere lumi, vediamo un attimo, andiamo a chiedere, vediamo. Io ci vedo un calo anche sul lavoro, eh? Qui c'è anche un calo di lavoro, non lo so per quale motivo, magari semplicemente sarai un pochino più sottotono te, insomma, nulla di particolare. Guarda, qui ci potrebbe essere anche un'amica che delude, o che ci attacca, che ci critica, che ci colpevolizza su qualcosa. Posso vedere anche questo, va bene? Vediamo però poi. Sì, qui c'è un qualcosa che va a rallentare durante questo mese di settembre, capito? Io ci vedo molto il lavoro, ma anche questa situazione un po', come ti posso dire, della tua vita affettiva, dei tuoi divertimenti, dei tuoi svaghi. Nulla di grave, anche perché qui ci vedo nel mese di settembre anche il tuo partecipare ad una cerimonia, eh? Quindi che sia un battesimo, che sia un matrimonio, che sia una comunione. Qui c'è una cerimonia molto importante alla quale ti vedo prendere parte, però ripeto, qui ci vedo l'allontanamento da un uomo, magari dopo un litigio, cioè qui c'è un qualcosa di cui lo accusiamo o la accusiamo, a seconda di che sesso siete, e il prenderne le distanze, va bene? Ma anche il lavoro, io qui vedo anche il lavoro un pochino a settembre, ti vedo un po' rallentare, nulla di grave, sinceramente, perché poi ti vedo riprendere alla grande, te l'ho detto, qui sei una star, quindi qui il tuo lavoro va bene, non è quello il problema. Vediamo un po' l'astrologia che cosa mi dice, voglio vedere ancora che cosa si deve aspettare l'Ariete, il segno zodiacale dell'Ariete dal mese di settembre 2020. Cosa accadrà al segno dell'Ariete? Settembre 2020, Venere, guarda, Venere, quindi Venere la farà da padrona ed effettivamente il pianeta Venere a settembre, vi ho detto che apre nel segno a te un pochino ostico, un pochino più ostile del Cancro, ma poi mi entra nel segno del Leone già dal 6-7 settembre, che è trigono al tuo sole. Quindi qui effettivamente la star, quindi come ti dicevo, potresti essere molto ammirato, ammirata, sia sul lavoro, ma anche come ti dicevo, in amore, molto molto richiesta, molto desiderata. Va bene? Senz'altro, quindi donne che ti imitano, uomini che ti desiderano e bla 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 bla. Quindi Venere sarà un transito molto importante ed effettivamente Venere
che camminerà trigono al tuo sole, ti posso garantire che è un bel appoggio, in tutti i sensi, per il tuo umore, per la tua bellezza, per il lavoro, per tutto. Andiamo a vedere ancora per l'Ariete, vedo sta carta che vuole rimanere fuori, Venere in Vergine, però ecco, qui saremo anche molto analitici, molto analitici, molto presi dal lavoro sicuramente, ma anche molto analitici, quindi non è un amore smielato quello che vi piacerà, almeno non vi piace mai lo smielamento, l'Ariete non lo sopporta, però in special modo in questo mese di settembre, va bene? Quindi, come dire, bando alle ciance, dimostramelo con i fatti che ci tieni a me. Inutile tu mi dica tante belle paroline dolci, non saprei di che cosa farmene. Questo è l'Ariete. Allora, vediamo un po' ancora. Ariete settembre è il segno del Sagittario. Quindi qui ci potrebbe anche essere una persona che è lontana da noi in un qualche modo, va bene? E mi confermano quello che abbiamo fin qua detto. Io andrei a chiedere adesso un attimo i segni zodiacali coinvolti in tutta questa vicenda, poi vediamo cos'altro mi viene in mente via via, ma direi che insomma il transito più grande, più importante per te, Ariete, è quello sicuramente di Venere, ma anche di questo Marte meraviglioso sul tuo sole, che però ti potrebbe incitare un pochino troppo a correre alla velocità in tutti i sensi. Quindi attenzione, valuta bene tutto ciò che devi fare. Vediamo. Capricorno, quindi anche con il Capricorno potresti avere a che fare durante questo mese di settembre. Allora, Capricorno, Ariete, quindi come il tuo. Poi abbiamo i gemelli, la Vergine. Con quali segni zodiacali avrà a che fare l'Ariete nel mese di settembre 2020? Leone, Vergine l'abbiamo già detta. Con quali segni? Scorpione. Scorpione di nuovo, quindi lo scorpione viene anch'esso rimarcato molto. Capricorno già l'abbiamo detto e l'Ariete l'abbiamo detto, segno come il tuo. Allora, quindi qui abbiamo l'Ariete, i gemelli, la Vergine, il Leone, lo scorpione, il capricorno e i gemelli di nuovo viene rimarcato. Quindi questi sono i segni che più mi escono in fuori. Naturalmente poi tu nei commenti a questo punto mi farai sapere se riconosci questi segni zodiacali o una qualche situazione che te li richiama, ma anche un po' la situazione che si verrà a creare per settembre. Un gran bel mese per te, eh? Però tieni un pochino, non voglio dire a freno, però tieni un pochino d'occhio, rallenta un pochino la bocca, perché una parola poi quando l'abbiamo detta è andata. Va bene, Ariete, un bacione, alla prossima, ciao!